ci hanno chiesto a noi dalla Lauser Crescenzago Gorla se volevamo fare questo servizio e noi ci siamo presi l'impegno di farlo. A Malnate c'è una realtà di un'associazione che si chiama La Finestra, che si occupa di ragazzi diversamente abili. Un servizio gratuito fatto a persone che momentaneamente non possono per tanti motivi. Siamo iniziati 9 anni fa, quindi da 9 anni che portiamo avanti il servizio. Prima che partisse ci sono stati degli incontri con delle realtà che già lo facevano. Inizialmente eravamo pochi volontari. Sono venuta a contatto con questo progetto da un'amica. Poi nel tempo abbiamo lasciato lo spazio ai nuovi volontari. Sapevo che comunque dovevo fare una telefonata e parlare con, diciamo, con queste persone. Gli anziani vengono selezionate tramite il comune, l'assistente sociale. Quindi noi non abbiamo contatto diretto con le famiglie che hanno bisogno, ma è il comune che ce li segnala e li segnala l'Ipercop. E dà il numero all'anziano. Io mi occupo di fare le telefonate alle persone anziane. Se no le persone vengono lì, siamo 2 volte a settimana. Prendo nota delle loro spese tutte le settimane. Se hanno bisogno li accompagniamo per gli scaffali a fare la spesa, se no la fanno loro. E faccio la spesa in base a ogni singolo foglio. Spesa fatta, battiamo lo scontrino in cassa, prepariamo tutto. Dopodiché arrivano altri ragazzi a portare la spesa agli anziani. Ogni gruppo ha l'elenco delle persone a cui consegnare la spesa. Carichiamo le spese che ci sono da consegnare e andiamo a consegnarle a queste persone che hanno bisogno di noi. Le persone è vero che hanno questo servizio, ma si vede poi con il tempo che cercano proprio anche il dialogo con noi stessi.